Bella a tutti ragazzi, sono Rivoldigno e oggi ragazzuoli siamo qua. Vediamo se riconoscete bene il posto. Sì, siamo proprio da Ruzza Orologi. Oggi ragazzi sono venuto qua a casissimo e sono qua con Donze e altri. Mi è venuto in mente uno scherzo, ci è venuto in mente questo scherzo devastante a Papà Rivo. Che adesso sono le 6.05 e al lavoro, raga. Adesso lo facciamo impazzire. Un attimo e vi spiego tutto sullo scherzo. Ragazzuoli, eccoci qua, siamo in compagnia oggi. No, così ho paura però. Allora, ragazzuoli, se volete altri video con Donze e mio papà o altri scherzi e mio papà, per questo video almeno 20.000 mi piace, quindi mi raccomando, lasciate un like ora e iscrivetevi al canale. E anche in questo video nasconderò la faccia di Papà Rivo. Commentate qua sotto con il minuto in cui la trovate e vi saluterò nel prossimo video. In questo video saluto Tommaso Mazza, Gimot07, Matiz05 e il Golden Sliffly. Andiamo a chiamare Papà Rivo. Cosa vi spiego in brevemente succederà tra poco. Andiamo a chiamarlo e gli dirò che appunto il carissimo Lorenzo di Ruzza Orologi mi ha offerto un contratto per lavorare, lo sbaglio, a... Lavorerà per me. Esatto, lavorerò per lui e quindi ragazzi sarò costretto a lasciare YouTube. Mi ha offerto un contratto a cui lui non potrà mai, mai dire di no. E anche se dico di no, ci sarà giustamente lui a... Ovviamente. Quindi non ho scelta ragazzi, devo per forza fare tutto ciò. E niente, adesso andiamo a chiamare Papà Rivo e ci vediamo dopo. Bello ragazzi. Ebbene sì ragazzi, sono qua con Donze. Me l'avete chiesto tantissimi un video con Donze, eccolo. Ci siamo raga. Chiamato Papà Rivo. Andiamo. No, devo cercare di non ridere. Raga, è al lavoro poi soprattutto. Allora papà, speriamo si senta la telefonata, magari mi avvicino un po'. Vado papà, cellulare. Vai. Chiamo su ufficio. Chiamiamo in ufficio ragazzi, così risponderà il titolare. Se che mi è capitato. Metto giù, rispondo ufficio. Se mi risponderà il titolare impazzisco. Beh, glielo dici, mi dici, ascolta. Sto cercando mio padre. Faccio perdere il lavoro a Papà Rivo. No. Pronto? Oi, ciao pa. Dimmi. Oi, niente, volevo dirti una roba. Allora, adesso sono qua da Ruzza Orologi. Ah. Ok, e niente, sono qua con... te lo passo, sono qua con Donze, pa. Ah, salutalo. Come stai? Tutto bene, Donze, te come stai? Bene. Dove sei di bello? Sono ancora in ufficio, stasera finisco alle 8. Pa, allora ti devo dire una roba, pa, è seria la cosa, un secondo. Praticamente ero qua da Ruzza, non te l'ho neanche detto che venivo qua. Perché praticamente mi ha proposto una roba, ci siamo scritti un po' su Insta. E una proposta di lavoro. E boh, io ero molto, molto interessato. Adesso magari te ne parlo un po' lui, ma c'è una roba seria, pa. E, sì, passo. Te lo passo un secondo, pa. Sì, ciao. Sì, pronto. Sì, ciao carissimo. Ciao, come stai? Sì, bene, sono qua in ufficio, potrei star meglio, dai. Vabbè, dai, l'importante sempre, è sempre la salute. Ma sì, dai, finché abbiamo 2 lire per mangiare ci portiamo avanti, dai, va bene. L'importante è avere qualche soldino in tasca. 20, io ho un detto nella vita, l'importante è avere sempre 20 euro in tasca e poi sei a casa. Comunque, allora, detto questo, io ho visto in tuo figlio delle qualità che secondo me non lasciano assolutamente spazio a dubbi sulla sua preparazione da gemmologo, all'occhio lungo, gli ho fatto vedere una pietra, è riuscito a riconoscere subito colore, purezza e quant'altro, per cui ho preso la decisione di assumerlo. Assumerlo, ovviamente in quanto comunque sono momenti abbastanza difficili, soprattutto in questo periodo qua, non posso strapagarlo, quindi siccome è anche un'età in cui si possono assumere persone con uno stipendio diciamo abbastanza basso da stagista, io ho deciso di dargli 500 euro al mese, però lui piace il lavoro, per cui esatto, io pa, esatto, lui, non so.
Ma come fa a farlo, che deve fare anche YouTube? No, pa, no, è di questo che ti volevo pensare. Ha lasciato, ha completamente tagliato i ponti con YouTube. Stop, ma stop YouTube. Ma che cosa sta dicendo? No, ma secondo me è la decisione migliore, perché comunque YouTube, no, cosa va a fare? Cosa... 500 euro per vedere le gemme. Gemme, orologi e quant'altro. Gemme, orologi e quant'altro. Per cui... Allora, prima di tutto stai calmo, calmo perché le decisioni quali prendo io, prima cosa. Pa, scusami, ho scoperto nelle gemme una mia nuova passione, pa. Ma lui è una persona comunque che ce l'ha nell'animo, si vede, gli si illuminano gli occhi quando guarda le gemme, per cui... Viene a casa lo illumino io, perché... Ma ascolta, dimmelo in faccia. Vieni qua, dimmelo in faccia. Le decisioni ho detto che le prendo io. Adesso ti passo tuo figlio, stop e basta, ok? E non mi far girare le palle. Se riuscite a farlo su, adesso lui come un papalotto ci casca dentro. Cioè, però adesso io sono in giro con l'ufficio, come faccio a farvi aggiornare due? Andate a mi lasci parlare? Ah, lasciami parlare un secondo. Perché tu, cioè, da padre mi devi... Se voglio fare questa nella vita, mi devi... Adesso, guarda, tempo da perdere non è più, guarda. Cioè, già mi sta tremando le mani. Solo che non mi sei sotto qua vicino, capito? Ok? Ti saluto adesso. Pa. Dimmi. E quindi passi tu, poi io devo firmare qua, eh. Ascolta, adesso... Ma il contratto è pronto, eh. Il contratto è pronto. Io non voglio più sentire storie. Ho mandato via comunque il ragazzo che avevo qua, che era un ragazzo di fiducia. Allora, firmo io senza mio padre. Va bene, firmo te, non me ne fotte un cazzo. Ma è una roba, vai tranquillo, è una, cioè, clausola di 5 anni, ma vai tranquillo. Vai, firmo, a posto, passa. Firmiamo, foglio. Contrattino. Vai, YouTube non è un posto fatto. Aspetta che ce l'ho qua la penna, aspetta. È qua. Vabbè, pa, ti lascio al lavoro, vai, io. La penna. Niente, poi fai tu un post sul tuo profilo di Insta dicendo che io non faccio più video. Firma il contratto. Ok, aspetta. Quando vieni a casa te lo faccio io il post. Aspetta, io l'ho visto fare in una scena di un film. Non mi ricordo dove il film. Aspetta, che qua, firmava scusa, così. E poi c'è il punto. Non mi ricordo quale film fosse, ma molto molto. Vabbè, papà, allora poi ne parliamo bene quando arrivo a casa stasera, dai. Sì, dopo ti parlo io. Ciao. Dopo. Bene, abbiamo il nuovo collaboratore, grande Rimo. Quindi recuperò di gemme. Gemme. Orologi io e gemme te. Che posso, perfetto.